8:37. Oggi c'è trambusto a Santa Maria Vigliana. Carabinieri, cani, scientifica, tutti concentrati su uno spicchio di terra. Lì dove Natalia è stata assassinata. Lì dove vive suo cugino, sospettato di averla uccisa. È la seconda perquisizione in casa dell'indagato. Che cosa stanno cercando in quella casa? Tracce, tracce di quello che non ha detto. Ci sono i cani a fiutare metallo. Cercano schegge di proiettili mai ritrovati. C'è il metal detector. I carabinieri riempiono sacchi di plastica, un pantalone chiaro. Cercano tracce di polvere da sparo. Cercano l'arma che non c'è. Eccoli gli oggetti che potrebbero raccontare. La custodia di un fucile da caccia, due tagliole per animali in uso ai cacciatori. Che ci fanno lì? L'indagato non ha mai rinnovato la licenza per il porto d'armi. Non può più andare a caccia. I carabinieri trovano anche delle munizioni. Cartucce simili a quelle usate per uccidere Natalia. Simili a quelle trovate nel fiume attraversato dall'indagato il giorno dell'omicidio. Simili non vuol dire le stesse. Serviranno altre analisi, altro tempo, tempo per capire chi ha ucciso Natalia e perché. Allora Lucilla, quando sono arrivati lì con i cani a fare questa perquisizione c'era anche il cugino di Natalia vicino di casa indagato. Come hai reagito? C'eri anche tu quando tutto questo è successo? Raccontami. C'era, ma non voleva esserci Alberto. In realtà ha chiesto di andare via, ha detto guarda fate quello che volete, io non voglio essere qui. Noi i giornalisti sono stati fermati lì all'altezza, qui all'inizio del borgo, e invece lui è rimasto qui. I carabinieri gli hanno chiesto di restare, ovviamente c'erano anche i suoi legali. Era con sua moglie, era sull'uscio della porta, cappellino in testa, e parlava con i suoi legali. Forse stava dando spiegazioni di quello che hanno trovato in questa casa, qualcosa Alberto che non doveva essere lì. Avete visto nel nostro documento c'era l'elenco di quello che hanno trovato. Hanno trovato una custodia di un fucile e hanno trovato delle munizioni e delle tagliole da caccia, tutta roba che può esserci nella casa di un cacciatore. Ma lui non poteva più andare a caccia perché Alberto non aveva rinnovato la licenza per il porto d'armi. Ed era stato, Alberto, questa è una cosa che non abbiamo mai raccontato, era stato anche beccato nel periodo del lockdown, quando non si poteva circolare, l'avevano beccato con delle armi che non potevano essere nella sua auto, e da quel momento lui le aveva cedute, vendute tutte, o almeno così aveva raccontato. È su questo, Alberto, che la procura ha dei dubbi. Stanno cercando l'arma del delitto. L'arma del delitto non c'è, e quelle munizioni che hanno trovato, Alberto, andranno confrontate con lo sparo che colpisce e uccide Natalia e con le munizioni che erano state ritrovate, ve l'avevamo raccontato, nel Reno, nel tratto di Reno che il cugino di Natalia, indagato per il suo omicidio, percorre proprio la mattina in cui Natalia viene uccisa. Allora Lucilla, dobbiamo dire che dall'autopsia emergono particolari atroci sulle modalità di questo omicidio. Lei è stata colpita ed è stata colpita a distanza ravvicinata con questo fucile da caccia. Guardate. Viva! Natalia resta a terra viva. L'assassino le ha sparato con un fucile da caccia e la lascia a terra viva. Lo dice l'autopsia, Natalia muore dissanguata, 7 fori. Forse il colpo unico di un fucile caricato a pallini. L'assassino la colpisce all'addome, alle gambe. Ma quando? Quando viene uccisa Natalia? L'autopsia non ha ancora stabilito l'orario della morte. 5-15 ore prima dell'arrivo del medico legale, scrivono. Ma è un arco di tempo troppo ampio. Sì, perché Natalia muore venerdì 29 ottobre, ma il medico legale arriverà solo alle 4:30 del mattino dopo. Quando viene uccisa Natalia e come? Non è stata picchiata, non ci sono tracce di colluttazione né da difesa sul suo corpo. Solo un particolare, lo sparo viene esploso da una distanza ravvicinata, frontalmente. Prima di morire, Natalia vede in faccia il suo assassino. Allora, Lucilla Masucci, il cugino indagato, è stato ascoltato a lungo insieme alla moglie, un interrogatorio fiume. I legali dicono ha chiarito tutto. E invece?
E ha chiarito tutto, ha fatto un racconto e si stanno cercando riscontri di quel racconto. Avete visto? Già nel suo racconto c'è una smagliatura, perché lui dice: ho attraversato il tratto di strada che va dalla città di, dal comune di Silla a quello di Marano, però ci hai messo troppo tempo, dicono i carabinieri. E infatti vanno lì, vanno sul tratto di strada dove sotto passa il Reno e sotto quel ponte trovano delle munizioni. Esatto. Ovviamente non si può dire se quelle munizioni siano le stesse con le quali l'assassino colpisce e uccide Natalia, però si farà un confronto di questo. Assolutamente. E un'altra cosa, Alberto, questa non è l'unica abitazione nella disponibilità del cugino di Natalia, ce ne sono altre e quindi è probabile che altri accertamenti verranno fatti in altre abitazioni, perché manca il fucile che ha ucciso Natalia. Natalia, che viveva lì, ex insegnante di inglese, 72 anni, in quel borgo dove tutti si conoscono, l'unico indagato, dobbiamo ribadirlo, è il vicino di casa, nonché suo cugino, che nega tutto, addirittura nega di essere suo parente, almeno questo quando Lucilla Masucci è andata a cercarlo. Guardate. Non ho ucciso mia cugina. L'unico indagato per l'omicidio di Natalia Chinni dice: io non l'ho uccisa. Ha un alibi e racconta tutti gli spostamenti di quella mattina. Dice anche di essere stato proprio su questa strada, la Porretana, nel tratto tra Marano e Silla. Impiega troppo tempo a percorrere questo tratto, allora gli inquirenti ipotizzano che si sia fermato. Per fare cosa? Secondo gli inquirenti, per lanciare nel fiume Reno, da questo ponte, l'arma che uccide Natalia Chinni. È un fucile da caccia, non lo trova. Nel fiume trovano delle munizioni. Quelle munizioni appartengono all'assassino di Natalia Chinni.